Sta registrando? Allora, buongiorno a tutti. Siamo qui davanti all'ospedale di Treviso insieme con le lavoratrici della Serenissima che si occupano del servizio dei pasti per i reparti dell'ospedale. Siamo qui per denunciare alcune cose che stanno accadendo. Oggi è la giornata mondiale per la sanità e ci sembra importante in una giornata di questo tipo ribadire alcuni concetti, insomma, come è evidente che sia importante, assolutamente fondamentale, rimettere al centro della discussione quello che è i finanziamenti e il modo in cui viene gestita la sanità pubblica. Nell'ospedale di Treviso in particolare, il servizio delle mense è stato esternalizzato a una ditta Serenissima che al di là di fare difficoltà o comunque non si capisce bene perché non fornire IDP adeguati con i giusti ricambi ai lavoratori, adesso ha anche ritenuto di mettere i lavoratori in cassa integrazione fondamentalmente, e questa cosa qui vale sia per i lavoratori di altri appalti che non sono in ospedale, ovviamente che sono stati sospesi come le mense, ma viene applicata anche per i lavoratori dell'ospedale. Questa cosa qui è assolutamente è priva di senso, cioè appare più una modalità per utilizzare un ammortizzatore sociale, però tanto per risparmiare soldi più che per un'effettiva necessità. Oltretutto, l'ultima delle beffe è che Serenissima ha deciso di non anticipare i soldi della cassa integrazione e quindi di fatto obbligando le lavoratrici, in particolare quelle anche di altri servizi come le mense scolastiche di Mogliano, di Martellago o anche le lavoratrici dell'ospedale, a non percepire i soldi della cassa integrazione per i prossimi 3 mesi. Noi crediamo che tutto questo sia assolutamente vergognoso e crediamo anche che forse sarebbe anche il caso di riniziare a parlare di reinternalizzazione dei servizi ospedalieri, perché come recita anche lo striscione alle nostre spalle, la sanità, e questa crisi ce lo sta insegnando, non può essere una questione di bilancio. La sanità deve essere un diritto garantito a tutti e a tutti, per il quale non si può fare attenzione a risparmiare 10 euro, 20 euro, ma bisogna spendere tutto quello che è necessario.